Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria, la Procura della Repubblica di L'Aquila ha chiuso le indagini relative all'inchiesta Metron. Indagate quattro persone, tra cui Antonio Sorgex, dirigente della Regione, oggi presidente dell'AZU di Teramo, e Rocco Micucci, ex presidente di Fira e attuale sindaco di Rapino. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Ancora guai per l'ex dirigente della Regione Abruzzo Antonio Sorgi, indagato insieme ad altre tre persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del delitto di turbata libertà degli incanti. Per fatti commessi tra il 2009 ed il 2013, la squadra mobile di Pescara, su delega della Procura della Repubblica di L'Aquila, ha notificato quattro avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di Sorgi. Rocco Micucci, ex presidente del CDA della Fira, Iris Flacco, dirigente del servizio risorse del territorio attività estrattive nell'ambito del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, Ercole Cauti, già amministratore della società Metron SRL con sede operativa Mosciano Sant'Angelo. Le indagini hanno preso il via nel settembre del 2014 dopo l'arresto di Sorgi nell'ambito dell'operazione Resole, condotta sempre dalla Procura aquilana, relativa al bando di gara per l'ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare. Successivamente, sulla base dell'analisi di una cospicua mole di documenti acquisiti nel corso delle indagini, valutati e contestualizzati rispetto a numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stato sviluppato un nuovo filone investigativo sul presunto illecito l'affidamento di servizi e forniture per la gestione e l'assistenza tecnica di progetti finanziati con fondi europei gestiti dalla Regione Abruzzo. Secondo l'accusa, Sorgi, in concorso con Flacco, avrebbe abilmente sfruttato il suo ruolo apicale all'interno della struttura regionale per favorire il suo amico imprenditore Cauti, titolare della Metron, società specializzata nella gestione procedurale e finanziaria di programmi europei, il quale si è aggiudicato cinque commesse pubbliche per centinaia di migliaia di euro relative alla redazione e alla gestione di progetti europei in materia di sfruttamento di risorse energetiche e protezione dell'ambiente, all'esito, sempre secondo l'accusa, di procedure di gare turbate in suo favore. In due casi la società che si è formalmente aggiudicata la gara è stata la Fira, ma le attività, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state in concreto gestite sempre dalla Metron sulla base di pregressi accordi occulti con Micucci. Ed ora altre due notizie di cronaca. La prima che riguarda l'autostrada A25 nel tratto tra Bussi e Popoli e Sulmona. Risulta il traffico bloccato e dunque chiuso in direzione della capitale per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Sul posto stanno arrivando i mezzi di soccorso con i sanitari del 118, la polizia autostradale e i vigili del fuoco di Alanno. Il traffico, come detto, è bloccato per gli automobilisti provenienti da Pescara in viaggio verso Roma. L'uscita consigliata è quella di Bussi e Popoli. Altra notizia: non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri e ha tentato la fuga a piedi dopo essersi schiantato con l'auto contro un muretto, ma i militari lo hanno raggiunto ed arrestato. Addosso aveva mezzo chilo di hashish. Un 22enne di nazionalità marocchina aveva dunque cercato di eludere i carabinieri del comando provinciale di Teramo, che ieri sera, dopo un pedinamento per le vie di Martinsicuro, avevano deciso di fermarlo e procedere ad un controllo. I militari hanno recuperato 5 panetti di sostanza stupefacente. E cambiamo argomento ora. Questa mattina a Pescara, presso il Dipartimento di Architettura, nell'aula Federico Caffè dell'Università d'Annunzio, c'è stata la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in architettura al maestro Ettore Spalletti. Un'aula Federico Caffè stracolma, fatto da degna cornice questa mattina la cerimonia solenne per il conferimento della laurea honoris causa in architettura al maestro pescarese Ettore Spalletti. Fra le tante personalità e amministratori presenti presso l'Università d'Annunzio, il presidente della Regione Luciano D'Alfonso ed il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Visibilmente commosso Spalletti, che ha poi tenuto una lectio magistralis, lo scultore e pittore nato nel 1940 a Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara,
Pescara ha iniziato ad esporre nel 1975, incominciando una carriera che l'ha fatto conoscere dal pubblico in tutti i principali musei del mondo, sia con mostre collettive che con mostre personali. Dal punto di vista istituzionale sono certamente da menzionare le personali presso il Museo Nazionale d'Arte di Osaka, al Guggenheim Museum di New York, la presenza al Musée d'Art Moderne di Parigi e ben 4 partecipazioni alla Biennale di Venezia nel 1982, nel 93, nel 95 e nel 97. Nel 2010 Spalletti è stato il vincitore del premio Terna per l'arte contemporanea. La sua arte è difficilmente definibile e solca i confini della pittura e della scultura, facendo uso di geometrie e linee all'apparenza semplici ma di grande effetto plastico, visto il visibile sforzo dell'artista di relazionare spazio, colore e forma. Adesso ci spostiamo a Chieti. Novità per gli automobilisti teatini: sono attive 6 ZTL, 4 delle quali dotate di varchi elettronici che dunque registreranno tutte le targhe in entrata. Tante le categorie che potranno accedere con la richiesta di permessi all'amministrazione comunale. I dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Novità per le ZTL nel comune di Chieti. Questa mattina sono state rese note in dettaglio tutte le specifiche per ottenere permessi con tutte le diverse categorie introdotte, orari di accesso aperti anche ai non autorizzati e l'introduzione delle telecamere che accerteranno infrazioni annunciando già tolleranza zero. Attualmente ne entreranno in vigore con il sistema di rilevazione automatica, ne entreranno in vigore 4 su 6. Nei prossimi mesi poi attiveremo anche le altre, ma non è che se non c'è la telecamera ZTL non è attiva. La ZTL funziona, esiste dal 1999 e va rispettata come tale, per cui oggi ci sarà un occhio che ne rileva chiaramente con più attenzione l'inadempienza o il mancato rispetto delle regole da parte di cittadini o di altri soggetti, e ci sarà anche la possibilità appunto di un rilevamento continuo degli accessi, quindi degli ingressi alle ZTL con le telecamere. Quello che tiene a specificare Polizia Municipale e Comune di Chieti è la possibilità di ottenere permessi per numerose categorie prima non inserite nel piano. Si potranno ottenere permessi a orario anche solo per un giorno e si potrà ricorrere ad eventuali sanatorie fino a 72 ore dopo l'ingresso non autorizzato. Con il nuovo regolamento, che non è stato ancora pubblicato, per cui a breve verrà pubblicato e diventerà esecutivo a tutti gli effetti, prevede un accesso libero quindi per tutti quanti dalle 6 alle 8 la mattina e dalle 16 alle 18 sempre per tutti quanti. Gli altri orari invece sono previsti solo ed esclusivamente per quelli che possono essere autorizzati. Noi per i veicoli che non sono ad impatto ambientale, quindi Eco 5, 4, indicato proprio specificatamente sul regolamento, hanno degli orari che dalle 6 alle 8 per il carico e scarico, gli altri invece, quelli ecoambientali naturalmente, hanno invece la possibilità di accedervi in qualunque momento. Congresso regionale dell'Adiconsum CISL a Pescara, sul tavolo dei relatori le istanze dei lavoratori e dei cittadini. Vediamo. Congresso regionale dell'Adiconsum oggi a Pescara presso la sede della CISL. Umberto Coccia, si parla di economia, di richieste dei consumatori e di tanto altro oggi. Sì, soprattutto l'Adiconsum è un'associazione importante per la CISL perché diciamo che è trasversale rispetto a tutte le altre federazioni e difende e tutela i diritti dei consumatori, diritti sia individuali che collettivi, di concerto diciamo con le authority che ci sono, le authority dell'energia, le authority dell'acqua, della luce, dei fornitori, diciamo, delle compagnie che forniscono i servizi. E molto spesso i consumatori che ricevono hanno dei problemi, non sanno a chi rivolgersi, se non ai call center, che spesso non rimpallano il lavoratore da un punto all'altro. Invece la Adiconsum riesce a prendere in carico questi problemi e a risolvere. Dopodiché c'è anche tutta un'attività rispetto alle aziende, una spinta alle aziende verso una concezione più etica, più di sostenibilità ambientale, di rispetto dei lavoratori, di rispetto dei contratti di lavoro. Quindi è un'associazione importantissima perché fa da supporto e va sui problemi assai concreti dei lavoratori e dei cittadini,
perché non solo i lavoratori si rivolgono alla Diconsum per risolvere i loro problemi, ma anche tutti gli altri cittadini che si sentono vessati o che sono oggetto di truffe anche via web molto spesso, di truffe telefoniche, e quindi Adiconsum assume questo patrocinio, questa difesa. Ha parlato questa mattina di tante battaglie che ha portato avanti nell'ultimo anno la Adiconsum. Sì, tantissime battaglie. Negli ultimi anni abbiamo gestito anche un fondo importante, che è il fondo antiusura, e abbiamo tolto dalle grinfie, degli strozzini, tante persone e tante famiglie con questo fondo. Noi speriamo che la Regione lo voglia rifinanziare, perché è un volano formidabile per difendere le famiglie dal sovraindebitamento e quindi dal ricorso a finanziamenti illegali. A Pescara, nella sede dell'assessorato della pesca, c'è stata una riunione per valutare la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di 3 nuovi allevamenti di mitili sulle coste del Teramano. Conferenza regionale della pesca marittima e dell'acquacoltura questa mattina a Pescara, alla presenza dell'assessore Dino Pepe. Obiettivo dell'incontro, il rilascio di 3 pareri relativi ad altrettante richieste di concessioni demaniali marittime per realizzare allevamenti di mitili nei tratti di mare antistanti i comuni di Roseto degli Abruzzi e di Martinsicuro. La conferenza a parere solamente consultivo, poi sarà il Dipartimento del Turismo a concedere eventualmente la concessione alle imprese che ne hanno fatto richiesta. Il passo successivo sarà quello dell'approvazione dell'assessorato al turismo, visto che le aree in questione rientrano nelle cosiddette aree protette, una antistante il comune di Roseto con la riserva del Borsacchio, l'altra Martinsicuro davanti a un'area tutelata per la riproduzione del fratino. Nella nostra regione attualmente sono in esercizio 6 impianti di questo tipo, altre regioni del centro-nord Italia hanno sviluppato molto gli impianti di acquacoltura, anche perché la nuova politica europea sulla pesca investe molte risorse sugli impianti di acquacoltura. Andiamo avanti con il nostro giornale. Iniziati i lavori di pavimentazione del secondo tratto di via Misticoni a Pescara per l'aggiunta Alessandrini, è un'opera strategica per quanto riguarda la circolazione stradale del quartiere Portanova. Vice Sindaco Blasioli, oggi si parla di via Misticoni, la pavimentazione di questa strada, una strada non periferica come ha detto qualche minuto fa, un'arteria importante nel quartiere Portanova di Pescara. La terza grande arteria di collegamento nord-sud, sud-nord a Portanova, io credo via Misticoni, ma non solo via Misticoni, perché insomma anche via degli Equi, via dei Sabini verrà completamente riasfaltata. I lavori sono iniziati questa mattina, ma sono dei lavori che seguono già la realizzazione della pista ciclabile, del percorso pedonale, dei parcheggi, un primo manto di asfalto per consentire la percorribilità e adesso il tappetino che arriverà proprio tra oggi e il 14 maggio, tanto è l'ordinanza che abbiamo firmato per la ditta che sta eseguendo questi lavori. Assieme a questo c'è un contenzioso che va avanti ormai da tantissimo tempo, perché già nel 2002 venne firmata la convenzione del PUE con alcune imprese private, quindi c'era il problema di realizzare l'ultimo sfondamento di via Misticoni, cioè il lato verso la stazione di Portanuova, che ora abbiamo risolto con un verbale giudiziale di arbitrato che si è concluso a fine marzo. La ditta ha già rimesso il progetto al comune, ora questo progetto andrà approvato in giunta e poi la ditta SACEP, che pare sia stata incaricata di questi lavori, li dovrà terminare nel giro di 90 giorni. Questo consentirà al Tribunale e all'Università di collegarsi con la stazione di Portanuova, con la Tiburtina e soprattutto con il Ponte Nuovo. È indubitabile quindi che questa sarà una delle arterie più importanti di Pescara di collegamento da una parte all'altra della città. Sempre a Pescara, 1000 studenti hanno gremito il Teatro Massimo in occasione della cerimonia intitolata Ingresso di cittadinanza attiva, un'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali che ha consegnato agli studenti neodiciottenni una copia della Costituzione alla presenza del sindaco Marco Alessandrini e del prefetto Francesco Provolo. I giovani vengono responsabilizzati a quella che è una cittadinanza ordinata e soprattutto nel rispetto delle leggi, così vengono consegnate simbolicamente le costituzioni. Gli studenti si trovano a confrontarsi con le istituzioni. Qual è il messaggio che rivolge a loro il sindaco? Sono i nati nel 1998, sono i neodiciottenni e consegniamo loro una copia della carta costituzionale, della nostra Costituzione,
per fare un percorso di cittadinanza attiva e per non dimenticare i principi che lì sono sanciti, che sono valori fondanti del nostro stare insieme. I ragazzi del 98, ho detto loro che ci sono stati anche, ma era il secolo 1899, anche i ragazzi del 99, quelli che combatterono durante la prima guerra mondiale, loro sono senz'altro più fortunati perché non vivono un'era di lotte, di guerre, di carestie, di epidemie, però certamente le sfide per il futuro sono impegnative perché le nuove generazioni hanno qualche delle opportunità di meno, minori, ed è questa in qualche modo la sfida di questi tempi, favorire percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione nella nostra società naturalmente. I giovani commentano e spiegano anche gli articoli della Costituzione. Qual è la percezione che si ha di un giovane che si approccia a questo mondo? Io spero che questo incontro susciti in loro un po' di curiosità. C'è anche un aspetto scenografico, e cioè questi articoli sono composti in modo da formare uno stivale, per rappresentare cioè che i principi costituzionali sono l'ossatura dell'azione nel nostro stare insieme. L'auspicio in circostanze di questo tipo è che possa rimanere qualcosa, magari il positivo è il germe della curiosità. E questa mattina nella Camera di Commercio di Teramo è stato illustrato il programma di Abruzzo Open Day delle tre DMC teramane, che prevede una serie di eventi turistici a partire dal 27 di maggio e sino al 4 di giugno. Nel corso dell'incontro è stato presentato in anteprima anche il video promozionale Abruzzo Summer 2017 realizzato dall'assessorato al turismo della Regione Abruzzo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Due settimane di grandi eventi turistici animeranno borghi e paesi del Teramano. Dal 27 maggio al 4 giugno potranno essere vissute più di 100 avventure uniche da chi sceglierà di venire in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo. Il programma Open Day Summer 2017 è stato presentato alla Camera di Commercio di Via Savini dai rappresentanti delle tre DMC teramane: Gran Sasso Laga, Riviera dei Borghi d'Acquaviva e Adriatica. Sì, perché il turismo è senza limiti territoriali. La Riviera dei Borghi Acquaviva, quindi il territorio del Cerrano fino a Vomano, è un progetto dedicato alla famiglia, dal Cerrano Family Festival che si terrà nei comuni di Pineto, Atri e Silvi, partendo dal grande concerto di Roberto Vecchione ad Atri, passando per le attività sportive di Roseto importantissime, pattinaggio e bike, e arrivando all'evento del cicloturismo di Pineto. Poi avremo la zona del Vomano e del Valfin, dove saranno interessate dai progetti dei custodi del gusto, dove porteremo buyer internazionali e tour operator e non solo, anche turisti, a conoscere il territorio, a cucinare e assaggiare i nostri piatti tipici, finendo con la Fondazione Menegaz a Calzebasso con l'evento da 0 a 100 dedicato sia alle famiglie ma anche ai più anziani. Il territorio del quale la DMC Gran Sasso Laga si occupa parte da Civitella e finisce nel Gran Sasso, prende praticamente l'entroterra teramano, e stiamo preparando le unicità del nostro territorio che le abbiamo un po' riassunti in tre rami. Abbiamo la parte di Teramo dove ci sta il ballo del saltarello, che vogliamo promuoverlo come una unicità nostra e che ha un attrattivo turistico innegabile, la parte enogastronomica e storica con Civitella e Campli che insieme faranno queste espressioni, e la parte delle sport outdoor con le attività che si fanno in montagna. La nostra montagna permette fare tutto. Open Day è proprio quella finestra di opportunità ricettive che vengono lanciate ai mercati nella logica di far esprimere tutte le ricettività del nostro territorio. Per noi è fondamentale il fatto di esprimere le emozioni del nostro territorio, ma soprattutto tenere la barra ferma, perché che se ne dica, le prenotazioni vanno bene, l'Abruzzo piace e i nostri clienti sanno con chi stanno parlando. Nel corso dell'incontro a Teramo è stato presentato in anteprima il video promozionale realizzato dalla Regione Abruzzo per il rilancio del turismo estivo abruzzese, che punta ad essere un turismo slow, in poche parole una vacanza attiva ed esperienziale. Innanzitutto c'è un'attenzione fondamentale che parte immediatamente da sabato 6 con i due borghi del cuore, che sono Civitella del Tronto e Castelli, e che riguardano proprio quei luoghi vulnerati dagli eventi calamitosi di fine anno e inizio gennaio. Questa è un'attenzione che è dovuta anche al fatto che il rilancio passa attraverso una ricostituzione del posizionamento generale a Regione Abruzzo in tema turistico, e che riguarda fondamentalmente il tema che ci sta più a cuore, che è quello della vacanza attiva, il turismo slow.
Ora ci spostiamo a Vasto, ieri sera ultimo appuntamento con i giovedì rossettiani organizzati dal centro studi diretto da Gianni Oliva, ospite Roberto Vecchioni, il professore e cantautore ha tenuto una lectio magistralis sui temi della letteratura, della cultura e dell'amore. Roberto Vecchioni è una serata in cui ha tenuto una lezione magistrale, direi, di letteratura, parole, buttata lì, e in cui pubblico attentissimo, c'erano anche tanti giovani, forse a quelli che a lei piace parlare di più. Sì, perché l'eredità è per loro, devono portare avanti un discorso di cultura, di bellezza, che non sono cose inutili. Dice, serve soltanto lavorare, vivere, campare, eccetera. No, se si campa senza cultura si campa male. La cultura dà un senso a tutto. E allora i ragazzi, ma da tanti anni sono quelli a cui parlo, i ragazzi per me sono il pubblico ideale. Nella società multimediale fondata sulla rete, quanto è importante ancora la cultura classica che lei stasera ha ben esposto? No, ribalterei la domanda, quanto è importante una società multimediale basata sulla rete davanti a una cultura classica? È abbastanza importante una società multimediale basata sulla rete, ma non arriva nemmeno al 30% di quello che è la cultura in generale. Ci ha detto che inorridisce un po' quando sente parlare male, scrivere male. Immagino che ultimamente, poi sentendo televisione, politici, starà spesso inorridito. Ormai ci ho fatto il callo, ma come tanti credo. La lingua italiana sì, è un optional ormai, ognuno la usa come vuole, pare che stiano eliminando anche i congiuntivi, non so come faremo a parlare, e vabbè, quello che è, basta, al limite basta farsi intendere però. Il peccato è che non c'è più questa trasmissione di sfumature, la lingua è bella perché ha tante possibilità di essere sviluppata, se tu dici quelle 5-6 cose e non ne sai le altre 500, non sarai mai capito perfettamente, è un peccato, soprattutto nell'amore, nella comunicazione dei sentimenti. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie A, dopodomani penultimo impegno casalingo per il Pescara contro il Crotone, tra i biancazzurri e in dubbio Bovo, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. In caso di forfè, viste le assenze di Campagnaro, Stendardo e Vitturini, potrebbe essere coda a giocare al fianco di Fornasiera. Centrocampo Bruno prenderà il posto dello squalificato Muntari, in attacco Cerri invece favorito su Baebek. Ci sarà anche Gianluca Caprari e gli sgoccioli della sua lunga esperienza in biancazzurro. Lo ascoltiamo. Caprari, siamo arrivati all'epilogo di questa stagione, ultime tre giornate di campionato, domenica arriva il Crotone, partita importante soprattutto per i calabresi. No, sì, noi dobbiamo pensare a noi per quel poco che rimane comunque. Cerchiamo di magari di riuscire a fare dei risultati positivi almeno nelle ultime due in casa, ecco. All'andata ci fu questa sconfitta anche immeritata del Pescara, non giocò il Delfino una buona gara, però ci fu questo KO, cercherete tra virgolette di rifarvi contro i pitagorici. Adesso l'importante è finire almeno con due vittorie se ci riusciamo in casa, ecco. Sicuramente non è facile, sapendo che già siamo retrocessi a 6 partite dalla fine, ecco. Però siamo dei professionisti, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo fino alla fine, come detto prima, in casa, di cercare di almeno regalare queste due vittorie. Ecco. Giocherete in uno stadio semideserto, anche dal punto di vista ambientale non sarà molto bello giocare questa partita, molti tifosi non verranno, ci sarà la curva vuota, però voi ovviamente cercherete di fare il vostro. I tifosi hanno scelto questa via, ma come è giusto che sia, perché comunque abbiamo fatto un'annata disastrosa, perché retrocedere a 6 giornate dalla fine non è bello, ecco. Quindi dobbiamo pensare a noi e fare il massimo. Tra l'altro ci sarà la penultima apparizione quest'anno allo Stadio Adriatico anche di Gianluca Caprari, che il prossimo anno giocherà lontano da Pescara. Sì, credo che siano, ecco, come hai detto tu, le ultime partite che farò qui. Sicuramente mi dispiace perché ho passato degli anni belli e dispiace dopo 6 stagioni lasciare. Ecco. Cosa ti resterà di questa stagione? Di questa stagione devo dire sono tante le cose negative, che però sicuramente
apprenderò di più, ecco, quindi si migliorerà sempre quando si perde, quindi spero che questa lezione mi sia servita e per il futuro. La partita dell'Adriatico Cornacchia sarà diretta da Russo Di Nola. Nel Crotone saranno assenti Stojan, Krisetig e Falcinelli. Si candida per un posto a centrocampo Capezzi, che andiamo ad ascoltare. Sono tre punti importanti per la corsa salvezza, andiamo a Pescara, sarà una partita difficilissima, troviamo contro un avversario che esprime un grande calcio fatto di verticalizzazione, quindi non sarà per niente facile, dovremo affrontare la partita nel modo giusto e portare a casa il bottino pieno. Stiamo bene, stiamo giocando bene, infatti i risultati arrivano e questa è la cosa più importante, dobbiamo continuare così. La retrocessione, i giocatori si vorranno sicuramente mettere in mostra e dare tutto fino alla fine per onorare il campionato come è giusto che sia. Come detto prima, sarà una partita difficilissima. Sì, sicuramente se giocherò il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e fare il meglio possibile per aiutare la squadra. Penso che il nostro obiettivo sia quello di disputare partita dopo partita, giocarla al massimo e ottenere più punti possibili in ogni partita. Alla fine vedremo. Sì, abbiamo iniziato l'anno giocando là, per cui il campo un po' lo conosciamo, però comunque, come ho detto prima, la partita è difficile, dobbiamo andare là con il piede giusto, concentrati su tutti i particolari, disputare una grande partita e ottenere il massimo. Sì, speriamo che comunque i tifosi ci sostengano, ne abbiamo bisogno, ci danno forza e ci danno quello sprint in più per dare sempre il massimo. Lasciamo la Serie A adesso, restando sempre al calcio, scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo, che è partito questa mattina per la trasferta che chiuderà il campionato sul campo della Feralpi Salò domenica prossima. La decisione di anticipare la partenza è stata presa dall'allenatore Ugo Lotti, che non ha convocato Tempesti e Petrella. A disposizione Spighi, che è recuperato, ma il cui impiego sarà tutto da valutare nelle prossime ore. Prima della partenza ha parlato l'allenatore Teramano, che andiamo ad ascoltare. La decisione della partenza è stata mia, nel senso che volevo che questo gruppo rimanesse un pochettino più assieme, avere la possibilità di allenarci due giorni su un campo in erba, perché a che lunga che uno possa dire allenarci sempre sul nostro campo può creare delle problematiche, ma soprattutto per stare assieme, perché siamo arrivati nel momento cruciale, la società mi ha dato questa opportunità, io l'ho chiesto e di conseguenza sono ben felice che mi sia stato accordato. Ma io non penso che si vincano le partite rischiando in più, si vincono le partite giocando meglio, in modo equilibrato, come abbiamo sempre cercato di fare. Abbiamo alcune situazioni da valutare, perché è stata una settimana con qualche piccolo acciacco, abbiamo questa incognita delle tre diffide, però decideremo all'ultimo, decideremo. Sicuramente dovremo fare una partita dai toni molto elevati, aspettando dall'altra parte una squadra che, dalle dichiarazioni che ho letto, ambiscono a conquistare di nuovo altre posizioni, di conseguenza troveremo sicuramente una squadra in salute. Però, torno a ripetere, non è la maniera di rischiare mettendo più attaccanti e meno attaccanti che le partite si possano vincere, è il modo con cui si gioca che si vincono. Quindi l'atteggiamento? È l'atteggiamento, dobbiamo essere sicuramente più propositivi, non fare calcoli, perché torno a ripetere, tutte le volte che abbiamo fatto calcoli purtroppo non siamo riusciti a arrivare al risultato, di conseguenza mi aspetto sicuramente, ma da come si sono allenati sicuramente faremo una grande partita. Beh, sicuramente dovremmo essere compatti, cercare. Loro è una squadra che ultimamente ha sempre giocato addirittura domenica ha giocato con tre attaccanti, perché Gerardi, Ferretti e Guerra, di conseguenza tre giocatori molto offensivi. È una squadra che deve, appena si conquista palla bisogna cercare di ribaltare subito l'azione. E di conseguenza oggi abbiamo provato alcune soluzioni, sono contento di quello che ho visto. E di conseguenza cercando di giocare un pochettino di più sulla velocità. È vero, noi non siamo una squadra molto veloce, però dovremmo sicuramente nell'ultima partita cercare di fare qualche cosa di più sulle ripartenze. Prima di chiudere, una curiosità: due giorni in Abruzzo per l'ex fuoriclasse della Juventus ed ex presidente dell'UEFA Michel Platini. Leroy ieri è stato a pranzo in un noto ristorante a Casalbordino e oggi a Guilmi, sempre in provincia di Chieti, ha preso parte ai festeggiamenti di San Nicola. In mattinata Platini è stato ricevuto dal sindaco del piccolo comune dell'entroterra vastese, Carlo Racciatti, che ha fatto dono di prodotti tipici locali, tra cui la famosissima ventricina.
vicina. A portare in Abruzzo Platini è stato Nicola Tracchia, guilmese che ha fatto fortuna all'estero e che possiede un importante hotel a Nyon in Svizzera. È tutto per la prima edizione del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle ore 23. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.